E allora, che vogliamo allora, fare? Vogliamo andiamo tornare in Lazio. Indietro? Ok, torniamo sì. in Lazio. Vabbè. Io sono avvelenato per colpa di sto cazzo di coso, ma non dovrei come morire. Che cazzo in hai combinato? Lì spostando quel cazzo di coso, ma non è un problema. Andiamo indietro. Cioè, è incredibile come non si trovi un cazzo di cura. Zero. Cioè, è proprio. Ma non una cura a chiederla, per favore. Cioè, sì, esatto, io. Lei è ancora qua? Stai qua, va. Cioè, non c'è un'erba, non c'è uno spray, non c'è un cazzo. Ok. Allora. Allora, combiniamo. Togliere una statua? S. Adesso non puoi portare con te questo oggetto. Hai scassato la minchia? Sì, ma perché devo andare a posare le granate, capito? Combina. Combinato. Usa. Qua. Perfectly. Ah no, il cazzo. Niente, tanto ci manca ancora le ali bianche. Sì, ci manca la bianca, quindi l'ho lasciata per adesso. E quindi è andata così. E quindi a questo punto però mi sa che un salvataggio tocca. Sai cos'altro tocca, Beppe? Cosa? Una scappata al cesso, a spaccare il cesso. A spaccare il cesso. È sempre importante. Allora riprendi, tu mi dicevi giustamente, vabbè io adesso ho tirato un salvataggio e quindi qui se lo abbandono. Sì, è dicevi... l'unica stanza che ci rimane in quel corridoio, abbiamo fatto quelle con due cose. Ah, un'erba blu. Due erbe blu. Erba blu è per te, per il veleno. È per me. Sì, ma rimango in pericolo. Magari la candela sia piuttosto vecchia. La sua fiamma rimane da pigi. Ah, uno spray. Ah. Minchia, per lo spray adesso siamo tutti in pericolo. Devo usarlo per forza su Billy. Per forza. Orco. Ma batti, batti, sono solo due, sono solo due. Non ci siamo capiti, devi pure levare dal cazzo. Esatto. Esatto. Allora. Quindi adesso lei starà morendo. Orco di cazzo. Vabbè, ma c'è uno spray, eh? Ho capito, però. Mo lo spray non sai chi usarlo. Io se lo devo usare su di lei perché sta morendo, sta demente. L'uso su di lui che sta morendo, quindi lei rimane per adesso in attesa. Ho sbagliato. Ok. Ok. Lei rimane in pericolo quando trovo un altro quello lei. Lei tanto rimane indietro fondamentalmente. Va bene, boh. Lei è curata. Serve un cazzo. Però Beppe sei un po' maschilista. Lei rimane indietro, non ho capito. Note della prima unità investigativa. Stiamo setacciando l'istituto. E a quanto pare un gran numero di sostanze chimiche è sopravvissuto. Per fortuna le cisterne di immagazzinamento sono ancora piene. Le indagini sono appena cominciate e ci sono ancora molte cose di cui siamo all'oscuro. Ma sembra che le sostanze chimiche possano essere combinate tra di loro per produrre nuove sostanze. Le sostanze chimiche si trovano sparse dappertutto. Non credo a seguito di un incidente, bensì a causa di un'evidente approssimazione organizzativa. Lasciala lì poi vediamo. Esatto. Dopo aver riaperto le strutture. Sì, hai capito qua, Beppe Chief of Operation. E dopo aver riaperto le strutture dovremmo sviluppare un sistema per gestire tali sostanze. Qualcosa è scarabocchiato sul retro. Rosso più blu uguale acido solforico. Verde più rosso uguale decolorante. Hai capito? Okay, fare la tinta qua infatti capelli. C'è sto bolone che ti dice sembra essere una stanza chimica, avrebbe bisogno di un contenitore se vuoi trasportarlo. Esatto, ma noi non abbiamo nessun contenitore, quindi è andato così. E io lascerei qua anche le erbe blu, tra parentesi. Perché ti stai levando dal cazzo, che facciamo? Niente, qua c'erano questi, c'era uno spray e le erbe blu, no? Basta. Sì, basta. E niente, quello ce lo misceliamo dopo. E niente. Poi direi abbiamo... di andare. Abbiamo ancora una porta con i cavalieri al piano terra, ma la facciamo dopo. E poi una porta con i cavalieri... No, facciamola dopo, perché qua c'è vicino una stanza rossa. Dove? Metti la mappa. Vedi che c'è un corridoio rosso, cioè c'è una porta rossa a sinistra. Ma non ci passi da qua. Ci passi sì, dalla ci passi, Romagna. Fai. Alla Magna, esatto. Alla Magna, porta e grande. E però una porta poi... rossa lì... La possiamo fare? Cos'è? No, e spegnimento candela. Automatico, porco. Hai capito? Noi le spegniamo in automatico. Le TV. Lo so, infatti ho schicciato il puntato. Allora, diciamo, no? Torniamo. Sì, esatto. Quindi andiamo giù.
qua. Lì c'è quella della candela che ti dicevo prima. Vediamo se è questa roba, perché qua c'è la candela e infatti la vedo. Quando quella porta. Qua c'è scritto, la candela è consumata. Però se io faccio così... No, mi sa... Ma niente, adesso ancora non possiamo aprirla. Però c'è Che sempre quel dici? dubbio. Perché? No, no, io l'ho aperto. Ah, sì, usando l'accendino. Sì. Che Ah, hai dubbi? Che ragione, l'ho solo messo male. dubbi ti devi togliere? Boh, pensavo doveva anche prendere una candela nuova. Ok, Boh, così. si è aperta. No, no! Allora, stiamo calmi. No, non lascia spenta. Schieriamoci le idee. Serve una molotov. Oh mio Dio. Serve una molotov perché qua finisce Sono male. scappato. Sì, esatto, sono scappato per prendere la moto anch'io. Ce ne sono un po', vero? Devo sprecare munizioni, vado a prenderla, torno indietro un attimo. Ce ne abbiamo, possiamo usare, no? Anzi, dovremmo usarle più spesso perché ce le abbiamo apposta. E non le usiamo mai. Sono tornando indietro. Allora, io ce l'ho fatta. Trovate Vado a prendere le delle molotov. granate, vista la situazione, fanno sempre piacere. Poi qua com'è la situazione? Si è venuti qua per... Oh. Perché per aprire e vedere cosa c'è in realtà. Una natura morta, raffigurante. Gesù Cristo. Nulla di... Esatto. Scriario in uno stato di disordine. No, ma sta candela qua? Non sto capendo, ragazzi. Andare di qua. Ah, qui c'è un armadio di merda da spostare. Ma mi servirà lui. Vieni, Poi Gino. intanto sono con lui, quindi io e lei la sto lasciando indietro, non serve un Ah, cazzo. boh, uno Vabbè. solo può salire qua. Se sale uno, l'altro se ne va. Pazzesco. Vabbè, facciamo così. Che dici? Ti stai levando dal cazzo? Sei scesa per poi risalire a rompere i coglioni? Quindi servono in due essere lì dentro. Allora, Perché sono tornati indietro un attimo. spinte di qua, cosa succede? Good. Ah, questo è il libro della vita, praticamente. Il libro del bene. Abbiamo il libro del male, il libro del bene. Boh, adesso lì avrai... Possiamo... Ci avrò il cazzo dentro il libro del bene. No, non che abbandoni, esamina. Esatto, ci sono Adesso lo le prendo ali anch'io. bianche. C'è qualcosa dentro. Hai preso ali d'angelo. Ci sto arrivando adesso, eh. Io me ne torno. Ah! Ma sei scema! Ma che cazzo ti spari? Ma sei demente! Ma che te si era alzato uno? Ma questa è una certa sparato a caso. Ma penso. Ho sentito un rumore. Mi sa. Esatto, qua mi sa che si era alzato uno. Porco dio. Ho Che cazzo. Dimmi quando posso poggiarla. No, gli fa. salvare. Vabbè, l'ho usata. L'ho usata per Vabbè. sbaglio. Schiacciata per sbaglio. Che succede? Ost! Cosa succede? Ok. E si apre un Vabbè. passaggio. Però Ora io sto mettendo non ci anch'io. stia. Cioè, ci stiamo Non ci stiamo andando. andando. No, no, perché per me non vorrei che le altre porte non penso siano in realtà, però no, no, non ci andiamo. Nel caso si apre il quadro, vero? Esatto. Si apre il quadro, Mi sa di passaggio finale, raga. Però qua ci manca della esatto. roba. Ci manca la chiave Sì, dell'acqua. sì, sì. Allora, usa. Chiave dell'acqua. Poi. Ma no, fammi vedere No, per prima. me poi arriviamo sotto, per me ci dice ci serve Sotto. qualcosa, Qua, quindi. questo posto qua. Guarda, siamo pieni di robe. Nei sotte. Al terzo piano. Quando dobbiamo tornare al terzo piano, si è aperto un passaggio. Dobbiamo stare calmi, Beppe. Di andare là? Non so, vedi. Ma. Sì. Perché c'è una zona tonda che adesso si è aperta che non abbiamo fatto. E tu mi Esatto. dici le scale intendi queste? Sì, quelle che ci sono a destra. Vediamo Io un po'. la lascio qua. Vediamo un po'.
cosa sto sentendo? No, eh. È comparso Cristo a destra. Non so cosa sia. In quella stanza? A destra. Vabbè, equipaggia. Let's split up. Ok. Aspettami qua, vediamo che cazzo è. Sento dei rumori, infatti. Ah, sono... Cos'è? Sento tipo di serpenti e sonagli, che cazzo è? No, sono delle cavallette di merda. Che si possono... Ah... Però non voglio usare munizioni, onesto. Però, Beppe, come le tiri giù? Oggettivamente. Schivandole. Aspetta. Adesso le ho schivate abbastanza. Sì, ti confermo che quella porta... Adesso ho messo pausa. Che quella porta lì... è chiaramente la porta con i... che c'erano i cavalieri. È vero. Lo dicevo. Ah, io niente, provo a schivarli. Provo a schivare con tutto, però... Però siamo in due. Tanto li ho schivati, eh. Io sono da solo con lui. Ti c'è scritto di girare da solo, tra un po' rimarrà inculato perché sei da solo, vedrai. E mo? Ma perché lei se me la toccano muore. Io più quando non trovo una cura, non posso portarmela dietro. Corri. Allora, schivare qua ho schivato. Penso che lei si sia presa una smozzicata comunque. No, lei è ancora su ok. Qua però ci saranno i corvi. Però Beppe, voglio aperto la porta. Non è qua che bisogna andare. No, è indietro. No, è dietro. Orco. Questo l'avevi visto la mappa. Madonna troia. Io apriti la mappa, è dall'altra parte della stanza. Tanto te ne accorgevi perché vedevi due cavalieri. Vedevi la devi andare in fondo dall'altra parte. Corri. Corri di qua. Corri di qua. Ok. Ok. Va bene. Sono entrato nei due cavalieri della minchia. Innanzitutto ci sono delle munizioni che sono meglio da prendere. Okay. E comunque, voglio dire. È sempre piacere. Parabello. Infatti, su 40 qua. Torre dell'orologio qua. È uno. Stiamo più l'astronomo. Cosa faccio? Andiamo a Mosca da Pioli o andiamo sempre? Sì, andiamo a Mosca da Pioli, va. E tanto è chiusa, ma non sembra esserci alcuna serratura. Scendiamo la scala a piozzo. Qua manca della roba che non abbiamo e ci siamo fatti la strada per niente, vedrai. Allora, i tre principi fondamentali dell'Umbrella Corporation. Capito? Esatto. E non abbiamo una minchia. Boh. Vabbè, intanto ci ha levato il dubbio. Sì. Mo bisogna rifare lo slalom tra le bestie di Satana. Ce la facciamo. Dio, corri. Quella mi si è fiondata tipo con la testa sulle palle. Bam. Devi correre. Sei una deficiente. Devi correre perché sei proprio una cogliona del cazzo. Allora, una l'abbiamo fatta. Quindi quante porte ci mancano con i cavalieri? Quelle io di lato, io ricarico perché qua non è possibile. Quella porta lì al secondo piano che è rossa. Ci vuole la porta con l'acqua. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è andare sul cortile davanti casa. E mi sa di penso sì. Perché... Mi sa di sì. Perché là acqua. Qua tutto aperto. Lì va a sapere. Là va a sapere. E facciamo così. Dimmi quando ci sei. E per me fuori troveremo la chiave. Fuori troveremo la chiave dell'acqua sicuro. Sei proprio sicuro. Stai ferma qua tu, eh. Che se ti trovo un'erba verde qua fuori, sto scendo fuori, eh. Vai. Siamo usciti fuori. Ok. Io ho pure dei cani qua, eh. Esatto. Questo è chiaramente, forse Resident Evil 1 della zona dei cani. Ah, qua c'è... Un ascensore... L'ascensore che stava sul... Allora, qua una batteria. Segnale di risposta, non riceve corrente. Ok. È una maglia metallica. Non c'è un'erba verde prima che mi bestemmio. Bestemmio la Madonna, una maglia metallica. Una maglia metallica. Io potrei dei cani di odio, eh. Attenzione, sopra. Come ci arriviamo da sopra? Beppe, c'è un problema.
possiamo fare qua un cazzo. Possiamo fare proprio un cazzo qua. Non c'è manco d'erba verde. Il ponte è crollato nel mezzo, oltre il dirupo si vede solo la minchia. E se finché non abbiamo una batteria qua non possiamo fare un cazzo. Quindi sai cosa vuol dire? Che dobbiamo andare di sotto. Andare di sotto. L'unica parte che ci rimane va di sotto. La cantina. No, no, non proprio dal quadro. Ti ricordi che c'erano dei sotterranei? Ah, però lì c'era il vapore. È già che c'era il vapore. Quindi non possiamo fare una e minchia. E quindi dobbiamo andare di sotto dal quadro. Ci sei? Ho paura, sì. Raga, andiamo in sto quadro. Se c'è un boss, tanto ci ho salvato. Sicuro, sicuro, sicuro. Ecco. Osteria! Sali su. Stiamo scappando. Stiamo scappando. Se ascolti me, ci torni allora, meglio equipaggiato. Esatto. Mi serve un fucile. Serve un fucile. E meno male che il gioco non è realistico. Perché ricordiamoci che cosa gli impedisce al ragno di salire quelle scale lì? Due colpi di fucile a pompa e muoiono. Bene. C'è solo uno. Sembrerebbe, ma non più. Sì, se li becchi. Io l'ho beccato, ma... Eccolo lì che mi cade in faccia. Che stronza di merda. Seguimi. Boh, lui è avvelenato adesso. Raga, mi avete rotto il cazzo. Una sorta di dispositivo, è rotto. Rotto in culo, è rotto. Boh, che dobbiamo fare qua? Anche perché qua... Ok, due li ho fatti, ce ne sono tre di ragni forse, eh? Sì, perché c'è uno su quella porta lì. Ecco, perfetto. E colpi. Ok. Allora, morto, monitor room ragno. È chiusa. E va bene. E qua c'è una porta di legno. Boh, stiamo andando lì, anche perché a questo punto... Anche perché le erbe... Di fucile ho? Tu ti ricordi dove erano le erbe blu? Erano nella stanza in cui abbiamo... C'era quel contenitore, al secondo piano. Ah, ma non l'hai presa? No. Le lasciate lì, ho detto, tanto poi se mi servono torno qua. E poi... Sono dimenticate. Istituto correttivo elenco detenuti. Deceduto, deceduto, compo con... Kit W, compo... Corpo con... Porco... Corpo conservato come esemplare. Savage C, trasportato al centro di ricerca. Royce, David, Klaus, Ellens, Terrence, Kates, Burtz, Mertz. Jerry Scotti, raga. Jerry Scotti, raga. Gli individui trasferiti verranno cancellati dagli archivi. Cosa me ne faccio dell'elenco dei detenuti? Ah, ho trovato l'erba blu. Ok, allora, lui è vivo. E niente, io per sbaglio... Sto andando a fare in culo. Ma io adesso uso di nuovo lui e me la porta lei però. Allora, dove cazzo siamo finiti? È una stanzina unica che già è confortante. Lei è tornata con sua attenzione, non è più in pericolo, ma... Che cazzo succede? Cos'era una prigione sto posto? Per me usava lui, come diceva prima, delle robe far che avevano umane. Finestre vestite da due solide. Niente, io so che cosa dobbiamo fare qua. Perché l'ho ben capito. L'ho ben capito. Dimmi quando. Sì, arrivo. È un largo condotto, lo so. Aiutare Rebecca. Aspettiamo. Però sai che in realtà sono abbastanza convinto che quello con protagonista la figlia sarà di nuovo in terza persona? Dici? Sì, perché te l'avevo già detto. Calcola che lei avrà i poteri bestiali, quindi già tipo prototype. Tanto per cominciare. E poi... Non voglio. Al di là di questo, devi tenere ben presente che la faccia di Ethan non l'abbiamo mai vista. E quindi abbiamo avuto in terza persona. Scusami, in prima persona. Nel momento in cui la faccia della figlia l'abbiamo vista, raga, sai già che sarà in terza. Vai. Sì. I'm almost there. I'm glad I could be of service. Time to go inside. Guarda nel culo. Adesso come minimo c'è Cristo. E un po' di munizioni gli ho dato solo la pistola. Ma
Vabbè, raga, adesso però siamo calmi. Ragazzi, ma quelli ci tenevano. Cioè, capisci che devi fare gli esperimenti sui cristiani? Lo capisco ancora, ma cosa c'entra torturarli? L'acqua si è accumulata sul fondo del pozzo. Mi pare, ti dico una cosa, se non mi sbaglio, ma mi pare venga spiegata. Addirittura. Però non vorrei dire cazzate. Ho trovato un foglio. Informazioni sul regolatore di corrente. A causa di un fulmine, il regolatore di corrente continua a essere fuori servizio. Non si tratterebbe di un problema grave se non fosse per il fatto che le apparecchiature della sala della caldaia fanno capo alla stessa rete. Di conseguenza tali apparecchiature sono fuori uso ed è probabile che dovrò ripararle. Regolarmente, per uscire rapidamente, regolare l'indicatore su 70. Prima di ciò, assicurarsi che tutto sia collegato alla catena. Pazzesco. Niente, qua continuo a mettere in pausa perché deve andare così. Va bene, raga. Qua c'è un generatore, effettivamente. Pannello di controllo. Controllo a voltaggio. Azionare? No. Bisogna regolare il regolatore su 70. Il regolatore dove l'abbiamo visto? Peppe. L'abbiamo visto. Non me lo ricordo. Andiamo nella stanza di lui. Stuntum. Stanza di lui, non c'è una minchia. Qua dice dobbiamo regolare il regolatore su 70. E che in quella porta di legno, cioè quella di legno vicino dove hai trovato l'appunto, bisogna entrare. Boh. Sposta il primo interruttore. No, niente, boh, fallo pure. Ti fa fare un giochino. Ah, si può fare. Su 70, quindi su. Ok, giù. Ok, tanto dobbiamo farla stile. troppo. Ok, 1, 2 su, terzo giù, 4, 5 su. Quello centrale giù, io ce l'ho fatta. Quello centrale giù, sì. Eh sì, perché quello centrale abbassa di un casino. Esatto, esattamente come il 5 alza di un casino. Quindi così lui lo fa esattamente. Esattamente. Tradizionale dice una telecamera. Partiamo da questo presupposto. E si è accesa anche la monitor room di là. Sì. Ora. Si è spento il vapore? Devastante. Molto bene. Che facciamo? Attenzione. You are wasting your time. Ah, guarda qua mio fratello. I have already claimed this place for myself. Which means you are trespassing, and I am very territorial. Che cosa cazzo è? Raga. Porco de Dio. E boh. Raga, baborra al territoriale. It just doesn't make sense. Do you honestly believe this to be the real identity of that crazy young man? Impossible. But if somehow it is true, then Umbrella will be finished. If the old conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours, too. So, the time has come at last. What are you going to do? I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat data. You can't be serious. I refuse to abandon my work. I have finished the research on the T-virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-virus. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the STARS members into the mansion. Bastard. Their superior combat training should make them perfect test subjects. Fine. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off,
and annihilate the place to nothing more than a mass of rubble. I can't. Hold on. E questo è un problema. Ho capito. Adesso ci saranno i scimpanzé in mezzo alla minchia. Ma Beppe, ci sei ancora? Sì. Vabbè raga, ma nella stanza di salvataggio. Esatto, devo essere libera. E io sono scappato. Cioè, Beppe, però dovresti proprio toglierti il microfono dal culo, sai? Ma da tutti sono come prima. Non li ho toccata. Beppe, sembra che stai parlando dal buco del cesso, praticamente. Ma porco de Dio! Raga, pericolo. Io sono fatto un fiore. Ma adesso muoio. Sì. E questo è un problema. Devi fare tutto da capo.